Molesta tre ragazze in piazza Mercatale, 31enne arrestato dalla polizia per violenza sessuale. Tre furti in pochi mesi ai danni di un ristorante del centro, i titolari stanno pensando di dormire nel locale per difenderlo dai ladri. Controlli dei NAS nei centri sportivi, irregolarità e segnalazioni a carico di due palestre e altrettanti medici. Scarica a cielo aperto a pochi metri dal giardino della scuola Puddu a Maliseti, gli abbandoni avvengono la notte. Torna nel fine settimana la kermesse Dolce Stil Buono, in programma degustazioni, show cooking e laboratori. Buonasera dalla nostra redazione. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale. Il molestatore ha palpato il seno ad una ragazza e ha tentato di baciarne altre due, inseguendole all'interno di un locale. È successo ieri sera, poco prima di mezzanotte, in piazza Mercatale. Gli amici di una delle vittime hanno trattenuto il molestatore fino all'arrivo dei poliziotti. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia per molestie sessuali ai danni di tre ragazze. I fatti sono avvenuti ieri attorno alla mezzanotte. L'uomo è stato preso in consegna dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Firenze che stavano transitando in piazza Mercatale e la cui attenzione è stata richiamata da un gruppo di ragazzi i quali avevano trattenuto il molestatore. Il 31enne, che era seduto su un marciapiede all'angolo con via San Silvestro, poco prima aveva avvicinato una giovane di 20 anni e le aveva stretto l'addome palpandole il seno, come hanno raccontato alla polizia la vittima della violenza e gli amici che hanno assistito alla scena. Era qui con noi, però era un po' più lontanino, diciamo, e è arrivato questo pakistano che la stava già guardando da lontano. Lei l'ha notato, però non ha fatto niente. Poi si è avvicinato e l'ha presa qua dai fianchi, poi gli ha toccato qua davanti e la stava trascinando via. Gli ha detto vieni con me e lei ha fatto ma che cazzo vuoi, l'ha scansato e lui è andato via, stava per andare via. Solo che i miei amici poi sono intervenuti, sono andati da lui, gli hanno detto ma che stai facendo così, e è intervenuta la polizia poi. Basta. Immagino la tua amica sia scossa per quello che è accaduto. Sono scossa tantissimo. All'arrivo degli agenti è emerso che il 31enne, un pakistano irregolare in Italia con pregiudizi per reati contro la persona e il patrimonio, attualmente soggetto ad obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria per un episodio di lesione e resistenza a pubblico ufficiale risalente ad agosto scorso, aveva già importunato altre due ventenni pochi minuti prima, sempre in piazza Mercatale. L'uomo si era avvicinato alle giovani mentre erano sedute su una panchina e le aveva accarezzate al volto dicendo loro parole farneticanti del tipo «Voi siete le mie mogli». Le ragazze a quel punto avevano cercato aiuto nella vicina pasticceria Fiaschi sotto le logge, ma erano state inseguite dal molestatore che è entrato anch'egli nel locale e in evidente stato confusionale ha lanciato dei baci da alcuni metri di distanza mentre le due giovani si erano rifugiate dietro il bancone nel laboratorio di pasticceria. Una volta bloccato dalla polizia, dopo il secondo episodio di molestie, il 31enne è stato portato al carcere della Dogaia in stato di arresto per il reato di violenza sessuale. Come ci si sente a lavorare magari anche dopo un episodio come questo? È un po' è scombussolante più che altro, perché non ti aspetti di andare in giro per il centro e trovare queste persone qui che da un momento all'altro ti vengono lì, ti toccano, ti possono fare qualsiasi cosa, non te l'aspetti sinceramente. Dopo l'ennesimo furto subito, stanno pensando di dormire nel loro locale per difenderlo dalle intrusioni dei ladri. E la vicenda del ristorante Ragiona in via del Melograno. Sentite. Tre furti e un tentato furto in quattro mesi sono quelli subiti dalla ristorante Ragiona di via del Melograno, il locale che si trova vicino alla biblioteca Lazzarini a ridosso delle mura di via Frascati. L'ultimo in ordine di tempo nella notte tra sabato e domenica. I ladri hanno sempre agito usando gli attrezzi trovati nel vicino cantiere, forzando le porte d'ingresso, quelle di servizio e rubando fondocassa, bottiglie di vino, una volta l'incasso e perfino una cassa Bluetooth. Solo per sostituire le porte danneggiate dei ladri nelle loro razzie, i tre soci titolari hanno già sborsato più di 10.000 euro. Adesso, dopo l'ennesimo episodio, i titolari hanno messo un locchetto e installeranno l'allarme e se non dovessero bastare stanno pensando di alternarsi a dormire nel locale per difenderlo dalle intrusioni. Appena dopo il furto, l'ultimo che c'è stato, abbiamo pensato anche di dormire dentro il locale, cioè, per un discorso di essere sicuri tra noi, cioè di dire vabbè non entrano. Però abbiamo pensato, ma se poi entrano, che non è un compito che spetta a noi, spetta alle forze dell'ordine fare queste cose e a chi di dovere. Noi cerchiamo, come ha detto lei, di tutelarci con lucchetti o con gli allarmi, ma
è molto dura, sono entrati tre volte, hanno fatto i loro comodi, che avremmo bisogno un pochino di qualche passaggio anche di forza dell'ordine, roba del genere. Lo spirito viene dato dalla forza dei clienti, perché tanti clienti mi hanno scritto in questi giorni dicendo forza dai Andrea vai avanti, deriva dagli occhi dei dipendenti che ti guardano e ti danno una pacca sulla spalla e ti fanno capire che siamo una squadra e non siamo semplicemente un datore di lavoro e un dipendente, è questo che ti fa andare avanti, sicuramente non a livello economico perché credetemi diventa un bagno di sangue in questa maniera. I NAS hanno effettuato controlli nei centri sportivi per verificare il rispetto della normativa in merito al rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività sportiva. A Prato emerse irregolarità in due palestre, segnalati due medici. I militari dei 12 NAS dell'Italia centrale, nel corso di un servizio coordinato disposto nella seconda metà di settembre, hanno effettuato controlli mirati presso centri, associazioni sportive, palestre, piscine, ambulatori per verificare il rispetto della normativa sul rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività sportiva. Nel corso delle numerose ispezioni, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti e degli sportivi in generale, sono stati verificati il possesso e la regolarità dei certificati di idoneità degli iscritti e frequentatori degli impianti sportivi, la presenza del defibrillatore, l'adozione di misure per il contrasto della legionella. Nell'ambito dei controlli svolti a Prato sono state segnalate all'autorità amministrativa una palestra per aver accettato certificati medici per l'attività non agonistica rilasciati senza l'indicazione degli accertamenti diagnostici eseguiti o rilasciati da specialisti diversi da quelli autorizzati dalla specifica normativa. Una palestra al cui interno sono state rilevate delle carenze strutturali, due medici per aver rilasciato certificazione sanitaria allo svolgimento dell'attività non agonistica senza rivestire la qualifica di medico di medicina generale, medico specialista in medicina dello sport o medico della Federazione Sportiva Italiana. Le ispezioni hanno interessato complessivamente 413 centri sportivi nelle diverse regioni, accertando violazioni in 118, per 7 scattata la sospensione immediata dell'attività a causa delle gravi irregolarità riscontrate. Complessivamente sono 81 le persone segnalate alle autorità amministrative, 9 quelle denunciate in stato di libertà e 118 le violazioni contestate tra penali e amministrative per un ammontare di 176.000 euro. Frigoriferi abbandonati, divani vecchi pneumatici, ma anche sedie, abiti, materassi e oggetti vari. Una vera e propria discarica a cielo aperto, quella che si trova nel piazzale di sosta in fondo a via Dino Saccenti a Maliseti, a pochi metri dalle auto parcheggiate e non lontano da uffici, magazzini e dal giardino della scuola dell'infanzia primaria Puddu, si moltiplica la sporcizia e regna l'incuria. Una situazione che si trascina da mesi e che non sembra trovare soluzione, come ci viene riferito, gli abbandoni avvengono soprattutto la notte lontano dal passaggio quotidiano. Al mattino impiegati addetti delle aziende vicine si trovano a dover fare lo slalom con le auto tra i rifiuti e i mobili lasciati sull'asfalto nel degrado più totale. La politica, Fratelli d'Italia verso il congresso con un boom di tesserati e sfida a due per il ruolo di segretario provinciale. Oltre 1.600 iscritti sono quelli di Fratelli d'Italia a livello provinciale alla chiusura del tesseramento che apre la strada al congresso. Obiettivo dare a Prato un segretario di partito. Negli ultimi 4 anni la gestione è stata affidata al commissario e senatore Patrizio La Pietra. Il dato è ancora ufficioso visto che dal nazionale è stato dato tempo alle province fino al 15 ottobre per inserire i nuovi tesserati sul portale online, ma il numero, decina più decina meno, stacca e di tanto quelle 400 tessere che il partito al governo aveva fino ad ora in città. Un ottimo risultato, uno dei migliori, quello pratese in Toscana, commenta il senatore La Pietra. Il dato è quadruplicato rispetto al 2022, dice la deputata Chiara La Porta, così come il partito, guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dimostrato a livello nazionale con estrema fierezza, assistiamo ad un boom di iscrizioni altrettanto straordinario anche nel nostro territorio. Il risultato è rilevante se si considera che i tesserati del PD, partito alla guida della città, nel 2022 erano pari a 1.800. La campagna 2023 si chiuderà a dicembre. Come detto, al tesseramento seguirà il congresso. A breve è atteso il regolamento che stabilirà anche i tempi, ma è probabile che il nome del segretario provinciale di Fratelli d'Italia esca entro Natale.
Per ora sono due le correnti di riferimento, quella che fa capo ai deputati Chiara Laporta e Giovanni Donzelli e che propone il consigliere Tommaso Cocci, e quella che fa riferimento al capogruppo in consiglio comunale Claudio Belgiorno. In quest'area circola anche l'opzione Gianni Cenni per la segreteria, attuale vicario del partito provinciale ed ex assessore. Obiettivo di tutti è ricomporre le differenze e arrivare alla data del congresso con un nome unitario. C'è preoccupazione in municipio a Montemurlo per i tagli al sistema sanitario nazionale preannunciati dal governo che rischiano di mettere in crisi tutta la sanità pubblica. A dirlo è il sindaco Simone Calamai, che si dice allarmato per le azioni e i tagli previsti dal governo nella prossima manovra di bilancio. Una preoccupazione che si aggiunge a quella relativa al taglio dei fondi PNRR per la sanità territoriale, che mette in discussione la costruzione delle case di comunità, presidio fondamentale per garantire la prossima sanitaria, ha detto il sindaco. Calamai conclude esprimendo l'auspicio che il governo faccia un passo indietro e stanzi tutte le risorse necessarie affinché le regioni possano avere a disposizione le risorse economiche ed umane per far funzionare i servizi sanitari, dice ancora il sindaco Calamai. Nasce il portale web Cardato Riciclato per la certificazione del prodotto di filiera, in particolare nel servizio di Massimiliano Masi. Nasce il portale web Cardato Riciclato. Le aziende della filiera tessile pratese che si iscriveranno alla piattaforma digitale potranno iniziare un percorso per la richiesta di certificazione che verrà rilasciata da una società specializzata. Un passaggio davvero importante per tutti i produttori del cardato riciclato pratese. L'obiettivo è quello di dare un valore aggiunto al nostro prodotto principe della filiera della città. Cercare quindi di far capire finalmente al cliente cosa compra e dove viene fatto. Sarà un portale dove saranno iscritte, dove spero si iscriveranno tutte le aziende che producono, e quindi terzisti e produttori di filato e tessuto incardato. È un modo per dare garanzie anche a chi compra il nostro prodotto, perché il nostro è l'unico prodotto veramente 100% made in Italy. Dalla materia prima al finissaggio è tutto fatto a Prato, è tutto tracciabile e tutto sarà tracciato. L'intento della certificazione è quello di avere un riconoscimento ufficiale dal mercato e anche la possibilità di giustificare i costi del prodotto. Insomma, un connubio tra sostenibilità e prezzi calmierati. È importante che esista questo marchio per far capire un attimino che questi prodotti hanno un costo maggiore, perché sono prodotti in una città, in un paese dove i costi sono in continuo aumento, e noi facciamo di tutto per limitarli e per rimanere ancora in piedi con le nostre attività di filiera, che con il contributo dei lanifici riusciamo ancora ad esistere, cosa che in altre parti d'Europa sono totalmente spariti i produttori di tessuto e anche la filiera, i finissaggi, le filature e le tessiture. Le aziende pratesi del cardato riciclato stanno per sbarcare sul web. Il cardato riciclato è veramente al passo dei tempi, è quello che oggi tutti chiedono, quindi sostenibilità, riciclabilità, riciclato e durabile. Ha tutte le caratteristiche giuste per potersi imporre sul mercato e per poter accontentare la clientela che richiede questi prodotti oggi. I pratesi erano avanti. Eh sì, i pratesi sì, a questo punto direi erano avanti. Consiag Servizi Comuni ha indetto una selezione per la ricerca del personale volta all'assunzione di candidati idonei per il profilo di esperto contabile da inserire nell'area amministrativo contabile. Per il primo classificato è prevista l'assunzione a tempo indeterminato. La domanda di ammissione alla selezione deve essere inviata entro e non oltre il 9 ottobre. Sul sito internet di Consiag Servizi Comuni sono disponibili tutte le informazioni e i requisiti necessari per partecipare alla selezione. Visite ed esami gratuiti o a tariffe scontate per i soci ANAP di Confartigianato, una convenzione che a livello provinciale pratese riguarda potenzialmente una platea di quasi 4.000 over 60. Ce ne parla Giulia Ghizzani.
Analisi del sangue, cura dei denti, ma anche visite specialistiche gratuite o a tariffe scontate. È tutto possibile grazie ad ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato. Tutti i tesserati ANAP iscritti da almeno 6 mesi possono beneficiare di numerose agevolazioni in ambito sanitario, rivolgendosi ad una lunga lista di istituti convenzionati presenti sul territorio. Alcuni tipi di prestazioni vengono garantite a titolo completamente gratuito una volta all'anno, altre con una scontistica che va dal 15 al 35%. 5% senza limiti temporali. E questo può essere fatto appunto avendo la tessera ANAP e quindi invito tutti a prendere in esame la possibilità di tesserarsi una volta in pensione. È importante anche la modalità con cui si può accedere a questo servizio, è abbastanza semplice e quindi questo è un grande vantaggio in questo momento. Potenzialmente potranno beneficiare di questo servizio 3.900 soci a livello provinciale pratese dai 60 anni in su. Un modo ulteriore per ottenere visite ed esami in tempo rapido e senza liste di attesa. Come consigliere ANAP, avendo necessità di una visita specialistica, ho voluto sperimentare questa opportunità riservata ai soci. Quindi ho chiamato il numero verde di Previ Medical, mi sono fatto indicare quelle che erano le strutture convenzionate sul territorio, ho chiamato la struttura convenzionata sul territorio e abbiamo preso un appuntamento per fare appunto questa visita. Nel giro di una giornata mi è arrivata la documentazione che tutto questo era stato accolto e poi sono andato a questa visita nel giro di pochi giorni. Partiranno lunedì 9 ottobre i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto della strada regionale 66 nel comune di Poggio a Caiano. I lavori che interesseranno il tragitto che va dal semaforo del Bargo fino alla rotatoria con via del Bargo andranno avanti fino al 18 ottobre e rientrano nel programma di interventi della provincia. Considerato l'intenso traffico giornaliero, la ditta esecutrice svolgerà le lavorazioni esclusivamente in fascia notturna dalle 20 alle 8. Al fine di limitare ripercussioni sulla viabilità, dal momento che il tratto interessato si trova al di fuori del centro abitato dove non sono presenti abitazioni. Una soluzione adottata per l'intero periodo di esecuzione dei lavori per minimizzare i disagi per i residenti e i trasportatori. Voltiamo pagina, la pasticceria è circolare, questo è il tema della terza edizione di Dolce Stil Buono, la manifestazione dedicata alla pasticceria che si svolgerà il 7-8 ottobre alla Villa Il Mulinaccio a Vaiano, il servizio di Arianna Di Ruba. Nel fine settimana alla Villa Il Mulinaccio a Vaiano torna Dolce Stil Buono, la terza edizione della festa della creatività dei maestri pasticceri. Sabato 7 e domenica 8 ottobre in programma degustazioni, show cooking e laboratori. La pasticceria circolare, questo è il tema della manifestazione promossa dal Comune di Vaiano con Confartigianato Imprese Prato e il contributo della Regione che mette in primo piano i valori della sostenibilità e del riuso. Il tutto nel segno della solidarietà. Per partecipare infatti è richiesto un contributo di 5 euro e l'incasso sarà devoluto da Caritas Vaiano e Associazione Aiuti della Vallata al progetto Sostegno alle Famiglie. Tante le novità quest'anno che vede non solo ovviamente i pasticceri, vede tantissimi laboratori sia per adulti che per bambini, sia di pasticceria sia di riciclo, perché quest'anno la parola chiave per Dolce Stil Buono è sostenibilità, riciclo e quindi riuso, e quindi ci pareva un grande seme da gettare anche con i bambini. Tanti produttori di filiera corta, perché altro tema importante per questa edizione sono anche i produttori. Produttori di filiera. Tutto è nato l'economia a Prato con gli stracci, con il riuso, il riciclo dei tessuti usati. Sicché meglio che a Prato. Come si sa fare noi, non lo sanno fare nessuno, che unirlo poi al mangiare, ai food è ancora meglio. L'appuntamento è dunque per sabato dalle 15 alle 19.30 e domenica dalle 10 alle 18.30. 13 saranno le pasticcerie più il Consorzio Gran Prato che esporranno le loro eccellenze. Spazio poi a show cooking, degustazioni, letture golose, visite guidate alla villa. Collaborano alla manifestazione anche gli studenti dell'Istituto Alberghiero Datini ed è stata coinvolta anche l'Università di Firenze.
Il gran finale della manifestazione è però fissato per il 14 ottobre con un convegno su benessere e sostenibilità alimentare e biodiversità. Rimaniamo in tema gastronomico perché dal 13 al 15 ottobre in Piazza Duomo torna un prato di cioccolato, kermesse giunta alla 12ª edizione promossa da Choco Moments con il patrocinio del Comune di Prato in collaborazione con Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti e Unione Imprese Prato. 3 giorni di mostra mercato, degustazioni, show cooking e animazioni per bambini. Quest'anno il ricavato andrà a sostegno delle iniziative UNICEF per l'emergenza in Libia colpita recentemente da inondazioni devastanti e per il sostegno all'associazione Giorgio Lapira che da oltre 20 anni si occupa di dare un letto e un pasto caldo ai più bisognosi. In programma anche un convegno in Palazzo Comunale domenica mattina a cura del Comitato Provinciale di Prato per l'UNICEF, a cui seguirà un pranzo di solidarietà nel chiostro di San Domenico. Ed è il momento dell'agenda, diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti previsti domani a Prato e dintorni. Domani alle 10.30 al Museo del Tessuto, Festival Seta, dialoghi sulla Cina contemporanea. 3 giorni di iniziative al via domani mattina con un convegno dal titolo Per chi suona la campana, verso un nuovo ordine mondiale, Russia e Cina nei rapporti con i paesi occidentali. Alle ore 21 al Centro Giovani David Sassoli in Piazza Don Milani a Montemurlo, Cile Oggi, storia, cultura, società, 50 anni dal golpe. Incontro con Bruno D'Avanzo, ispanista, fondatore e direttore del Centro Studi e Iniziative America Latina di Firenze. E infine alle 21.30 al Museo di Scienze Planetarie, osservazioni al telescopio, osservazione del cielo d'ottobre con l'associazione astronomica Quasar. Serata a ingresso libero senza prenotazione, si svolgerà anche in caso di tempo avverso con proiezioni al chiuso. Per questa edizione è tutto, vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lama, la nostra informazione in diretta torna domani alle 13.45, grazie per l'attenzione, arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Toscania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Toscania, la qualità del pulito. Una buona serata a tutti, la situazione sinottica prevista per le ore centrali di domani vedrà una nuova rimonta della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, tuttavia correnti da ovest-nord-ovest in quota porteranno un po' di nuvolosità anche sulla nostra regione. Andiamo a vedere la previsione per domani. In mattinata cielo in prevalenza poco nuvoloso, possibilità di qualche foschia, banco di nebbia nei fondovalle dell'Interno.
interno, temperature pressoché stazionarie o in ulteriore elevamento nei valori minimi. Per quanto riguarda il pomeriggio, qualche addensamento è atteso sui rilievi, mentre altrove il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, temperature massime pressoché stazionarie, ancora superiore alle medie, tra 4 e 6 gradi. Uno sguardo alla giornata successiva, cielo in prevalenza poco nuvoloso in mattinata, nella giornata di venerdì qualche nube bassa si attarderà un po' sul Valdarno inferiore, ventilazione debole dai quadranti settentrionali. Per quanto riguarda il pomeriggio, cielo sereno poco nuvoloso, qualche addensamento in più sulle zone appenniniche e sui rilievi dell'interno. Le temperature ancora stazionarie su valori superiori alle medie. Bene, è tutto, vi auguro una buona serata.